6 ottobre 1887 nasce in Svizzera Charles-Édouard Jean Régris, per tutti Le Corbusier, l'architetto più celebre del XX secolo. Padre dell'architettura moderna, è fra i padri della moderna urbanistica, pioniere del cemento armato. Il suo punto di vista sulla casa è rivoluzionario. Teorico di un'architettura a misura d'uomo, 5 sono i punti fondanti delle sue teorie. Pilastri che sollevano l'edificio, tetto giardino, finestra a nastro, facciata libera, pianta libera. Elementi presenti in Villa Savoie a Poissy del 1929. Fra il 1945 e il 1952 edifica a Marsiglia la prima delle unités d'habitation, veri e propri edifici città. Affascinato dalla produzione di massa, è fra i primi a dedicarsi al disegno industriale. Gli arredi noti col nome di Equipement intérieur de l'habitation, esibiti al Salon d'Automne di Parigi del 1928, sono tuttora pezzi intramontabili, come la sedia chaise longue LC4. Muore nel 1965. A circa 30 chilometri da Parigi, Le Corbusier costruì una quarantina di anni fa una villa famosa, oggi finalmente in restauro, dopo aver corso il rischio di andare distrutta, di cui è stato detto che realizza con assoluta aderenza i principi teorici enunciati dal grande architetto. Ciò che distingue un bel viso, scriveva Le Corbusier, è la qualità dei tratti e un valore tutto particolare dei rapporti che li uniscono. Il tipo del viso è uguale per tutti, naso, bocca, fronte, eccetera, così come è per tutti uguale una certa proporzione media tra questi elementi. Vi sono milioni di visi costruiti su questi tipi essenziali, e tuttavia ognuno di essi è diverso dall'altro. Lo stesso, voleva dire Le Corbusier, accade con l'architettura. I suoi elementi, almeno nell'ambito della poetica razionalista, sono pochi e semplici. Anche le possibilità dei rapporti sono ridotte al minimo, così come essenziale sarà la decorazione, la modanatura, il risalto plastico. Eppure gli edifici possono essere innumerevoli e ciascuno diverso dall'altro. Sarà bello quell'edificio che saprà realizzare tra i suoi elementi un'armonia misteriosa, di cui non sappiamo dire altro che corrisponde ad una nostra interna capacità di vibrare con essa. È una traccia d'assoluto, scriveva testualmente Le Corbusier, nel fondo del nostro essere. Una dichiarazione inaspettata per coloro che sono abituati a pensare a lui come al maestro del razionalismo più freddo e distaccato, al teorico della macchina da abitare. Non è così. Le Corbusier è stato un mistico della forma, incline alle divagazioni platoniche, come ha osservato Bruno Zevi. Su questa base ci ha dato forse uno degli ultimi capolavori dell'architettura in senso tradizionale, l'architettura come creazione dell'edificio singolo, chiuso in se stesso, nella sua perfezione spaziale.